Il sindaco Manfredi fa un primo bilancio delle attività realizzate dalla nuova amministrazione nei primi 70 giorni di lavoro ed annuncia i progetti principali su cui sarà impegnata la Giunta nel corso del prossimo anno. Stiamo attendendo in queste ore l'approvazione definitiva della finanziaria. Nell'approvazione definitiva della finanziaria c'è il provvedimento di sostegno per le città metropolitane, di cui diciamo in magna pars Napoli. Questo ci darà l'opportunità, questo importante sostegno finanziario che viene dal governo centrale, ci darà l'opportunità di poter affrontare in maniera radicale il tema del debito e della ristrutturazione di quella che è la situazione finanziaria del comune, dando nuove prospettive di crescita, di riorganizzazione e di efficientamento della macchina comunale, delle sue partecipate e di quelle che sono, diciamo, tutte le azioni amministrative della città. Trasporto pubblico, scuola, igiene urbana, spazi verdi, cantieri, saranno questi i temi in prima linea. E poi i servizi sociali, la trasformazione urbana, gli investimenti per la città, le iniziative per i giovani. Il 2022, ha detto Manfredi, sarà anche l'anno in cui asfalteremo le strade. Altre linee di lavoro per l'immediato futuro sono quelle che riguardano la riattivazione degli impianti sportivi ad uso dei cittadini, la tutela dei diritti civili, inclusa l'accoglienza per le donne e per le persone LGBT maltrattate, il rafforzamento dell'offerta turistica e un piano culturale per la città. Io dico, abbiamo molta Napoli in televisione, ma abbiamo poca economia che a Napoli è arrivata da questa Napoli in televisione. Quindi dobbiamo fare in modo che sia dal punto di vista della formazione, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dell'impresa creativa, ci sia più impresa creativa, più lavoro a Napoli, più professionalità a Napoli, che sono già nate, ma forse non con quella capacità imprenditoriale ed economica che questa ricaduta che noi dovremmo avere, questo deve essere aiutata dall'amministrazione insieme alla Regione. Noi dobbiamo fare in modo che Napoli diventi una città del cinema e della produzione audiovisiva, non solo come grande palcoscenico, ma anche come luogo di impresa dove c'è gente che lavora, che piglia uno stipendio e che crea economia partendo da questo grande palcoscenico che abbiamo visto l'altra sera nella bellissima trasmissione di Alberto Angela.